Ciao a tutti, mi hanno chiesto di aggiornarvi su quanto è successo recentemente con la mia auto. Quindi partiamo dall'inizio, giusto per avere le idee chiare. Come alcuni ricorderanno, il 15 di luglio ho avuto un incidente, nel senso che una tipa non si è fermata all'incrocio e mi è venuta addosso, danneggiando la portiera e praticamente la fiancata. All'inizio mi ero arrabbiato e preoccupato molto perché, sapendo come vanno le cose qui in Brasile, la prima cosa che ho pensato, boh, ora sono fottuto perché questa qui non vorrà pagare e dovrò sorbirmi io tutte le spese per riparare la mia auto. Invece, per fortuna, dopo aver parlato con questa tipa, dopo aver discusso un po', eccetera, eccetera, alla fine, per fortuna, la sua assicurazione ha deciso, con giusta ragione, di pagare le mie spese. Quindi, da quel lato lì, io ero tranquillo. Quindi, l'assicurazione che ho fatto si è messa in contatto con me. Ha ordinato la portiera e altre cose che magari c'è da fare. Si è messa d'accordo con un carrozziere convenzionato appunto con questa assicurazione e alla fine appunto avrei risolto questo problema. Infatti la portiera è arrivata, beh, ci ha messo un po', però è arrivata praticamente ieri. Quindi oggi io avrei dovuto portare l'auto dal carrozziere per farla riparare, per cambiare la portiera, per fare tutto quello che c'era. Però, con la mia solita fortuna, che veramente quando voi dite che devo farmi benedire, io lo penso seriamente perché è qualcosa di assurdo, non ho potuto portare oggi l'auto dal carrozziere perché appunto ieri, se ricordo bene, ho già perso il conto dei giorni e del tempo. Ieri la mia auto ha avuto un grave problema. Come ho detto nel video precedente, quello corto che ho fatto, stavo uscendo dal garage per poter aprire il brechó di mia moglie in modo che lei potesse lavorare. Metto la retromarcia, appena esco, sento un colpo molto forte venendo dal motore e l'auto, boh, è morta. Quindi si accende il quadro, però non va più. Siamo riusciti in qualche modo a portarla vicino al marciapiede in modo da non bloccare la strada perché era proprio in mezzo. Sono andato subito da un meccanico che c'è qua vicino, che lo conosciamo da tantissimo tempo. Gli ho spiegato il problema e gli ho detto: senti, per piacere, vieni subito, perché l'auto è praticamente lì sulla strada, addirittura. Per qualche motivo avevo i finestrini aperti e non si chiudevano più, quindi avevo anche la macchina completamente aperta. E quindi glielo ho detto: senti, vedi di venire subito perlomeno capire cosa sta succedendo perché ho dei grossi problemi. Ah, sì, tranquillo, dopo vengo. Purtroppo quel meccanico lì è bravo da una parte, però. C'è da dire che ha sempre tanto lavoro e quindi non è venuto subito, è venuto praticamente quasi la sera e ha cercato di vedere l'auto perché, ripeto, l'auto non andava. Però, in poche parole, secondo lui, il motore, beh, allora, secondo lui, il motore travò. Il motore travò vuol dire che il motore si è bloccato. È come se fosse grippato, giusto per darvi un'idea. Ed è strano perché un problema del genere di solito lo dà quando manca l'olio, quando manca l'acqua, quando si rompe la cinghia di trasmissione. Però l'olio c'è, l'acqua c'è, la cinghia è ancora intatta, quindi come sia successo questo è un mistero, anche perché io non ho mai sentito, non ho mai visto nessun segnale che mi potesse, come dire, pensare che potesse dare questi problemi. Quindi torno a dire, per quale motivo sia successa una cosa del genere, nessuno lo sa. Ora, qual è il problema? Che se veramente fosse quello, cosa che sicuramente ha, è
è un problema molto grave, ma molto veramente, sia in Italia che anche qui in Brasile. Per quale motivo? Perché per capire appunto dove sia il problema dovranno aprire completamente il motore e cercare di capire dov'è il difetto, che cosa è successo. E purtroppo io mi sono un attimino informato. Quando si tratta di una cosa del genere, è qualcosa di molto grave e di molto costoso. Per darvi un'idea, solamente per aprire il motore e richiuderlo mi chiedono 2.000-2.500 reali, solamente per quello. Più immaginate, il lavoro che c'è da fare, le cose che forse dovranno cambiare, tutta la manodopera, perché è un lavoro lungo, lungo e complicato. Quindi tutti noi, anche il meccanico più o meno ce l'ha detto, tutti noi pensiamo che alla fine della fiera ci sarà da spendere 5, 6, 8 mila reais, forse anche di più. Dipendendo appunto dal lavoro che c'è da fare. Non solo, siccome, come ho detto prima, quel meccanico lì ha sempre tanto lavoro, la macchina non l'ha potuto prendere, non ha potuto guardarla subito, è ancora lì fuori. Dovrò in qualche modo portare l'auto da questo meccanico settimana prossima. Sono anche andato a chiedere ad un altro meccanico, sempre qui in quartiere, qua vicino, se lui potesse già dare un'occhiata e vedere qualcosa, però anche questo meccanico ha tanto lavoro, non avrebbe tempo, avrei dovuto anche in questo caso portarlo la settimana prossima. Quindi sembra che qui il lavoro del meccanico renda bene perché sono tutti quanti strapieni di lavoro. Quindi in questo momento io non vi so dire esattamente che problema ha la mia macchina e nemmeno quanto verrà a costare per poterla riparare. Tutti, ma veramente io ho provato a chiedere a diversi meccanici, anche ad altre persone che ne capiscono più di me di meccanica, tutti mi hanno detto: Franco, preparati perché sarà una botta da paura. Proprio tutti mi dicono che la cifra che io sento più che altro è minimo 8.000 reais per fare tutti questi lavori. Ovvio, magari poi, non credo, ma magari poi una volta che l'auto è dal meccanico, magari non sarà così grave, non lo so, magari sarà qualcosa che con 1.000-2.000 reais riesco a risolvere, ma non credo, perché, ripeto, quando c'è da fare, che ne so io, anche solamente la testata, o magari si è rotto una biella, un pistone, giuro, non ho idea. Non so nemmeno, sono sincero, non so nemmeno se valesse la pena riparare questa macchina. Quindi, dipendendo dal lavoro e dal valore della riparazione, giuro, lì dovrò decidere cosa fare, ma purtroppo io penso che io sto già pensando che appunto non varrà la pena ripararla, prima di tutto perché non ho 5, 6, 8, 10 mila reali per fare un lavoro del genere. E anche se ce l'avessi, sinceramente, a mio parere, non varrebbe la pena ripararla perché l'auto ha già quasi 200.000 chilometri, ha già 7 anni di vita. Poi, oltre a quello, io so già che dovrò fare altri lavori. Per esempio, già sento, già capisco che devo cambiare le pastiglie dei freni. C'è stato un giorno che per l'ennesima volta ho bucato, l'ho portato dal gommista. Il gommista ha visto che c'è una cosa. Giuro, chiamato pivot, giuro, io di meccanico non so niente, è una cosa attaccata alla ruota che devo cambiare anche quella perché ormai è, come dire, si muove. Quindi ha diverse, oltre al lavoro che devo fare adesso, ha diverse cose che devo in qualche modo riparare.
E sappiamo che qualunque cosa costa sempre molto. Per quello che mi ha detto, non penso che alla fine della fiera valga la pena spendere tutti questi soldi per un'auto così vecchia, così usata, non lo so. Però a questo punto sorgono due problemi. Il primo è che se non dovessi più lavorare con la Uber, cosa faccio? L'ho già spiegato migliaia di volte, qui il lavoro non si trova, sono già, non dico vecchio, ma sono già anziano, per di più straniero, quindi trovare lavoro per me diventerà, non dico impossibile, ma molto, molto, molto difficile. È ovvio che cercherò di darmi da fare. Alla fine forse qualcosina giusto per tirare avanti riuscirò, spero, a trovarla, però quello è il primo problema. Il secondo è che l'auto è ancora, come dire, finanziata. Stiamo ancora pagando le rate dell'auto, quindi l'auto non è nostra. L'auto teoricamente è ancora della banca. E se io appunto non riesco più a pagare le rate dell'auto perché appunto non sto lavorando, quello sarà un altro grosso problema, più che altro per mia moglie, perché l'auto è intestata a lei, il finanziamento l'ha fatta lei. Quindi cosa vorrà dire? Che la banca in qualche modo vorrà riprendersi l'auto. Però anche lì non è molto chiaro. C'è chi dice che in questo caso, pur la banca prendendosi l'auto, una persona è obbligata a pagare le rate dell'auto o pagarne un po', non è molta cosa. Poi sembra che pur dando dentro la macchina, pur dimostrando che io do la macchina alla banca perché non ho la possibilità di pagare perché non lavoro, ci sarà ugualmente un processo, quindi è una cosa complicata e che ci mette un po' di timore, specialmente per mia moglie, perché tutto sommato siamo delle persone oneste e quindi anche solo l'idea di dover affrontare un processo, anche solo l'idea di ridare l'auto alla banca perché noi non siamo riusciti, come dire, a mantenerla, a pagare, è brutto, ragazzi, veramente è una cosa molto brutta. Però, gente, cosa volete che vi dica? La situazione è quella. Per di più è praticamente da quando appunto mi sono venuto addosso, quindi dal 15 di luglio, che non sto lavorando, l'ho già spiegato perché c'è il pericolo che lavorando con un'auto così brutta, così danneggiata, qualche passeggero un po' bastardo, e ce ne sono, ve l'assicuro, possa reclamare alla Uber per io lavorare in questo stato, e la Uber è una figlia di buona donna, c'è la possibilità che mi escluda, che mi dica: Franco, tu non lavorerai più per noi perché hai fatto questa cosa, eccetera, eccetera. Può succedere, e quindi è per questo motivo che io ho preferito non rischiare, non lavorare. Piuttosto che appunto perdere l'unico lavoro che avevo, ok? E quindi sta diventando tutto quanto molto difficile, molto complicato. In ogni caso, come ha detto, l'auto la porterò dal meccanico in teoria lunedì. Dopo sentiremo lui cosa dirà, cosa ci sarà da fare. Sperando anche che questo meccanico riesca a fare qualcosa, perché io già in passato l'avevo portata da lui, però è una bravissima persona, è un bravo meccanico, sa come mettere le mani nel motore, però quando trova auto un po' moderne, tipo la mia, già è in crisi.
esempio, mi ricordo che tempo fa ho dovuto cambiare la cinghia di trasmissione. Lui non poteva fare questo lavoro perché per poterla cambiare occorreva una cosa particolare, un attrezzo particolare se lui non aveva. Addirittura ero andato da altri meccanici, ne ho girati tre o quattro. Nessuno di loro sapeva cambiare una cinghia di trasmissione della Peugeot 208. Quindi sono stato obbligato a portarlo proprio alla concessionaria, la Peugeot qui di Sorocaba, e lì è stata una botta da paura. Quindi anche lì ci sarà da vedere se lui riuscirà a fare qualcosa. Però non ho scelta, perché, ripeto, l'auto non va. Quindi non la posso portare da un altro meccanico, che in questo caso dovrei chiamare un carro attrezzi per poterlo portare da un'altra parte, fargli fare il preventivo. Se poi il preventivo è troppo alto, quindi se io decido di non riparare la macchina, cosa molto probabile, dovrò chiamare un altro carro attrezzi per riportarla a casa. Molte volte cosa succede? Se io porto la macchina dal meccanico o magari anche da un'altra parte, faccio fare un preventivo, io non accetto, molte volte ti fanno pagare, come dire, questo preventivo, per la semplice ragione che loro per poter vedere, scoprire il difetto, devono appunto perdere delle ore, dei giorni, devono smontare e rimontare. E quindi portarlo da un altro meccanico diventerebbe veramente una cosa inutile, sarebbero delle spese inutili. Quindi, come ho detto, sono obbligato a portarlo da questo meccanico che è qui vicinissimo a casa e pronto. Quindi, boh, questo è il riassunto, l'aggiornamento, potremmo dire, parziale di quello che sta succedendo. Aspettiamo settimana prossima per vedere appunto il meccanico cosa dirà e poi vi farò sapere. Però io sono già pronto con la testa nel pensare che purtroppo non potrò fare niente, non potrò riparare la macchina e quindi non potrò più lavorare con la Uber e non saprò che cosa fare dopo. Ok? Però dai ragazzi, ci sentiamo. In ogni caso, limite, ne parleremo nella live di domenica e quindi noi ci vedremo prossimamente. Ok? Ciao.